rivolgo a Mauro Connelli, candidato sindaco al comune di Fiumicino, la stessa domanda. Vorremmo sapere se anche nel suo programma ci sono delle soluzioni per quanto riguarda la corrosione della costa. Una, però, soluzioni concrete, perché sappiamo tutti che ci sono molte cose campate in aria. Adesso rivolgiamo a lui questa domanda. Allora, io ritengo che bisogna essere onesti in campagna elettorale, per cui ammettere i limiti di ognuno di noi. Quello che noi abbiamo pensato nel programma è quello di cercare di attuare tutte le forme della diplomazia politica, di sensibilizzare e di intervenire presso gli enti e le regioni per cercare di arginare questo fenomeno. Se qualcuno promettesse in campagna elettorale di intervenire economicamente con i mezzi e le strutture dell'amministrazione sarebbe assolutamente una falsità, perché i costi non sono sopportabili né tantomeno sono nostre competenze. Mentre quello che promettiamo è di fare il 101% per indurre la Regione Lazio e lo stesso Ministero dell'Ambiente ad intervenire. Perché dico lo stesso Ministero dell'Ambiente e l'Ardes? Perché in realtà gran parte del mare, il mare ha due problemi. Uno, quello dell'erosione, che è una battaglia che l'uomo porta avanti da secoli. Il secondo problema enorme è quello dell'inquinamento. I nostri mari risultano inquinati perché sono, attraverso il Tevere, attraverso tutta una serie di canali del consorzio di bonifica e di fossi, per cui di corsi d'acqua, corsi idrici, e sono in realtà le principali forme e fonti di inquinamento. Da questo punto di vista c'è allo studio l'opportunità di mettere delle panne a cavo due rami, ma quello potrebbe bastare in termini di detriti, non basta in termini di purezza delle acque, così come dobbiamo intervenire in modo importante sull'Arrone e su tutti i canali di scolo del consorzio delle aree agricole, dove sarebbe necessario iniziare un processo di depurazione importante, che tra l'altro abbiamo cercato di studiare alcuni fenomeni e capire come intervenire. Una parte si potrebbe fare semplicemente con una pianta. È venuta un'associazione di nome Movimento Natura, mi ha portato l'esempio di una pianta, del quale vi dico con estrema semplicità che non ricordo il nome, che è in grado di purificare al 70% le acque da tutti gli elementi inquinanti. Con le radici? Con le radici. Le radici fanno il filtro, per cui l'idea è quello di implementare questo tipo di cultura alternativa, sensibilizzando tutti gli enti ad intervenire sulla criticità delle nostre coste, che insomma abbiamo più di 24 km di coste, non è assolutamente poco, perché sono per noi una risorsa economica ed un volano importante. Quando parliamo di mare però io non mi limiterei all'inquinamento, vorrei parlare anche di come organizzare il mare. Organizzare il mare per me significa anche l'accessibilità del mare, un modo di convivere la spiaggia, ok? E vediamo che troppo spesso, secondo me, c'è un intensificarsi dello sfruttamento degli arenini. Ritengo che invece sarebbe più opportuno fare una politica che induca gli stessi gestori a ritornare alla visibilità, ad una morbidezza delle strutture, a realizzare strutture che siano compatibili con l'ambiente circostante. Per me è fondamentale. Abbiamo poc'anzi approvato un PUA, un piano di utilizzo arenicolo, che prevede tra l'altro l'installazione di nuovi punti, di nuovi, come vengono definiti, chioschi, sui quali vi dico sinceramente che io non ho intenzione di porli a bando, soprattutto nell'immediato, perché comunque una crisi economica c'è e andrebbero ad inflazionare tutta una serie di strutture che sono già ancora presenti sul territorio. E ecco perché quando parlo di mare, per me l'inquinamento non è solo quello delle acque, l'inquinamento è anche quello di un sovraffollamento, soprattutto in determinati periodi dell'anno, degli stessi arenini. Dico che dobbiamo investire su una cultura di educazione civica che sul breve termine sembra non portare risultati, ma sul medio lungo termine assume e riveste un elemento importantissimo. Per educazione civica significa se educassimo i nostri figli a rispettare l'ambiente del mare come ambiente naturale, per cui evitare di gettarci qualsiasi cosa che è a portata di mano, già da questo punto di vista potremmo fare tantissimo. Il mare, per chi è la passione del mare, è un elemento vitale, è indispensabile, ha un'armonia che è incredibile. Rompere questa armonia significa non stare in armonia con il mondo. Allora, il mare è un mondo e ha il suo popolo. Infatti sono qui proprio per il popolo del mare.
E abbiamo parlato di inquinamento e diciamo di sovraffollamento sulla costa, c'è un altro problema grosso, l'inquinamento è più storico, c'è uno che veramente è da allarme rosso, che è la corrosione. Negli ultimi pochi anni Focene è stata blindata all'interno di questa catena di rocce sulla spiaggia, che sta privando il bagnante proprio di accedere al mare. Si sono create queste pozzanghere stagne puzzolenti l'estate. Ora la stessa cosa sta accadendo a Fregene, la perla è caduto, il point break sta chiudendo, quindi questo fenomeno sta cominciando ad arrivare. Da documentari, da video che ho realizzato del 2009, sembrerebbe che in un anno, due anni, questo fenomeno veramente può raggiungere livelli allarmanti. Esiste nel tuo programma una qualche soluzione che potrebbe essere quello di cui si parla, le barriere sommerse, scogli, sabbia, ripacimento? Io non so se l'uomo possa mai vincere questa battaglia, può solo tentare di resistere più a lungo. Precolpevole l'uomo di questa corrosione, cioè ha alterato un po' i meccanismi naturali? Sì, anche se c'è da dire questa corrosione ha avuto fasi alterne nella storia geologica della Terra, per cui si è sempre alternata una volta verso est, una volta verso ovest, eccetera. L'unica cosa che possiamo fare, che sembra da alcuni documentari che ho visto, per cui dalle informazioni che sono riuscito a prendere, perché nessuno di noi vuole essere così saccente da avere qualsiasi tipo di risposta, che forse le barriere sommerse sono l'unica opportunità e la migliore. Però per far questo c'è bisogno di che ci venga accordato un finanziamento straordinario e ci venga riconosciuto lo stato di calamità che abbiamo già chiesto nell'ultima esondazione da parte del fiume Tevere. Se non ci vengono accordate queste somme, dobbiamo pensare che quel tipo di rifacimento costa decine e decine e decine di milioni di euro, il nostro bilancio è 80 milioni, per cui mi sembra veramente difficile farlo entrare in un bilancio comunale. È più probabile invece sollecitare affinché entri nei bilanci da parte del governo e delle regioni. Quindi speriamo, è un problema economico insomma poter trovare... È indubbiamente un problema di risorse economiche, non dobbiamo fare promesse che non siamo in grado di mantenere, perché poi queste secondo me si percuoteranno contro. Noi possiamo solamente promettere l'impegno, ma non promettere una soluzione. Allora queste barriere sommerse, che ormai rappresentano un po' il sogno di tante persone, potrebbero essere la soluzione ideale? Sembrano essere la soluzione ideale, però queste barriere sono state sempre realizzate nel corso degli anni dall'ARDIS, dalla Regione e dal Ministero. Questo è quello che volevamo sapere. E questo video poi sicuramente sarà visionato da tutti, da tutto il popolo del mare, soprattutto gli sportivi. Ecco, io su questo vorrei chiudere dicendo un'altra cosa. La cosa invece sulla quale l'amministrazione può incidere è sul popolo del mare. E lo sport del mare, per chi come me è stato legato per una serie di motivi al mare, è bellissimo. L'importante sarà quello A, di creargli degli spazi dedicati, e B, di incentivare i bambini, i giovani, agli sport acquatici, che per me non sono quelli motoristici, gli sport acquatici, sono quelli legati alla vela e al galleggiamento, cose surf, completamente surf, diverse, surf, windsurf, kite, e avviare i giovani a questo tipo di sport secondo me li sensibilizza ancora di più verso l'ambiente del mare. Quindi si apre una finestra importante, si crea un legame tra potenziale sindaco, no? E il suo popolo del mare anche. Una persona che si candida a sindaco è un uomo, cioè i suoi vizi, le sue virtù e le sue passioni. Ed è indubbio che poi alla fine prevalgano negli elementi programmatici le passioni del candidato, così come è naturale che prevalgano come uomo. E io spero, anche sono convinto che sì, si viene eletto un sindaco, ma il popolo comunque deve pure partecipare attivamente, avvicinarsi al sindaco e poter offrire... Deve essere collaborativo. Collaborativo, offrire il proprio... tanto volontariato da questo punto di vista. Io abbiamo fatto per tanti anni, insieme ai miei amici di alcune associazioni, la pulizia, la mazzata delle spiagge, eccetera. Ci ritrovavamo in 20-30, a me avrebbe fatto piacere invece trovarsi in 500, in modo tale che il bambino capiva che eventualmente quella ciambella rotta che aveva buttato un anno fa stava ancora lì,